Che ne dite di scoprire assieme i 10 cinecomic più autoriali di sempre? Prima però ricordate di iscrivervi al nostro canale, attivando la campanella degli avvisi. Il Marvel Cinematic Universe ha ormai divorato qualsiasi concorrenza sui cinecomic. Un metodo di lavoro subito riconoscibile, che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Oggi, infatti, è uno standard a cui guardare, un franchise capace di creare film evento che sbancano il botteghino. Quello che un po' si perde guardando ai singoli film è l'autorialità. Tanti registi hanno infatti dato la loro personalissima visione ai cinecomic, un genere che permette al proprio autore di sperimentare, rimasticando la materia di base per farla diventare anche propria. Scopriamo allora 10 cinecomic autoriali che sono rimasti proprio nella storia del genere. Cominciamo con i Batman di Tim Burton. Sceglierne uno è veramente impossibile, anche perché sono entrambi estremamente autoriali. E allora li selezioniamo in coppia. Probabilmente non hanno bisogno di presentazioni, ma questi due Batman sono incredibili e anche unici nel loro genere. L'autore è riuscito a portare il fumetto al cinema mantenendo l'ispirazione originale, ma anche dando la sua personale visione. Gotham è gotica, ma senza perdere la sua anima pop. È fumosa, complicata, quasi fuori dal tempo, ma perfettamente dentro quello di Burton. Una visione così precisa da aver creato il fantastico Joker di Jack Nicholson ed una Catwoman ancora iconica come quella di Michelle Pfeiffer. Spostiamoci su un'altra doppietta autoriale che dovevamo mettere assieme. Stiamo parlando dei due Hellboy di Guillermo del Toro. Anche in questo caso il regista e sceneggiatore messicano ha preso la materia originale trasformandola in qualcosa di suo. Il fumetto mantiene inalterate alcune caratteristiche, ma il tocco di Del Toro è ovunque. Diventa tutto molto più oscuro, decadente, quasi fosse una narrazione di fantasmi medievale ma riportata al giorno d'oggi. Ron Perlman è unico nel suo genere e il suo Hellboy sa essere sia badass che tenero, pieno di umorismo e passione. Il secondo film, oltretutto, è ampiamente considerato uno dei migliori cinecomic mai fatti. Del Toro prende tutto il buono del primo capitolo e lo fa esplodere nel secondo. Amplia il suo mondo, aggiunge personaggi e rende tutto riconoscibile al primo sguardo. Questa volta andiamo su una trilogia. Sebbene il terzo non sia molto riuscito, lo Spider-Man di Raimi ha davvero cambiato tutto. Ancora capace di reggere lo scorrere del tempo e amatissimo da tutti. Soprattutto nei primi due film, l'autore americano ha dato sfogo a tutta la sua creatività. Gli Spidey di Raimi sono infatti i figli del loro regista, in tutto e per tutto. Alcune cose sono incredibilmente fedeli ai fumetti, mentre altre le ha rimodulate per l'occasione. Raimi ha anche utilizzato l'horror per i suoi cinecomic. Venendo dal genere, l'autore lo ha inserito in diverse scene, facendo riferimenti proprio a quel mondo. Questa trilogia è quindi completamente autoriale, perché si vede la mano del creatore in tantissime scelte stilistiche, e sì, anche nel balletto di Peter, che ormai amiamo tutti. Se dovessimo invece pensare ad un fumetto trasposto in maniera fedele ed incredibile su schermo, sarebbe Scott Pilgrim vs. The World. Edgar Wright mette tutto il suo estro geniale in un prodotto che ormai è un cult intramontabile, perché la capacità del regista di trasformare un fumetto in un film è davvero unica. Ogni scena è ultra pop, sparata al massimo sugli occhi dello spettatore. Il film esce quasi dallo schermo, come se leggessimo un fumetto interattivo. Le sfide che Scott deve affrontare contro gli ex della sua amata sono una più roboante dell'altra. Edgar Wright mescola quindi cinema, fumetti e videogiochi, dimostrando tutta la potenza del suo stile ipercinetico. Torniamo su un singolo film, firmato Robert Rodriguez con lo zampino di Quentin Tarantino. Stiamo parlando del primo Sin City, quasi un esperimento autoriale a metà tra cinema e fumetto. L'opera originale di Frank Miller prende letteralmente vita grazie a lui e al genio sregolato di Robert Rodriguez. Sin City è un prodotto senza pietà, dove il colore è usato come nelle tavole di un fumetto. I personaggi sono tanti, variopinti e pieni di demoni, ma è la violenza pulp tanto amata da Rodriguez a farla da padrona. Il regista statunitense arriva a Sin City con tanta filmografia alle spalle. Amatissimo dal suo pubblico, riesce a infondere la vena pulp e splatter in un fumetto già estremamente violento di suo, e lo trasporta al cinema con maestria assieme alla sapiente mano di Frank Miller. Torniamo a parlare di una trilogia, quella che ha consacrato Batman al cinema.
I tre film di Christopher Nolan hanno davvero ridefinito il Cavaliere Oscuro nella settima arte. Hanno reso le sue avventure attuali, calandole in un contesto urbano profondamente connesso alla realtà. Nolan è riuscito a dare la sua impronta autoriale pur rimanendo nel blockbuster puro, e ogni film è rimasto impresso in decine di modi, dai personaggi alle singole scene. Il Joker di Jared Leto è anche un po' figlio suo, così come un Batman amatissimo dal pubblico. Nolan è infatti stato capace di prendere tanto dai fumetti, ma di trasformare quasi tutto. Una maniera molto più realistica, che in un cinecomic raramente si vede. Tre film capaci di aprire e chiudere un ciclo, tre prodotti pensati per essere una sorta di unicum del proprio autore. Dare l'idea per un fumetto e poi farlo anche diventare film. È quello che è successo a Matthew Vaughn con Kingsman. Tutto è nato con Mark Millar, poi autore del fumetto. Entrambi volevano riportare i Bond movie alle origini, dando però una ventata di modernità. Sembrava un'operazione folle, e infatti così è stata. Kingsman è estremamente autoriale perché il tocco british e pop di Matthew Vaughn si mescola con il suo trascorso. È riuscito anche a riportare sul grande schermo la visione di Mark Millar, uno dei più importanti e riconoscibili fumettisti contemporanei. Tutto questo in un film in cui bisogna sì salvare il mondo, ma con stile. E ora veniamo a un altro dittico di film che ha alzato l'asticella dei cinecomic. Stiamo parlando del genio di James Gunn con i suoi Guardiani della Galassia. Gunn è riuscito a rendere amatissimi dei personaggi praticamente sconosciuti al grande pubblico, e ci è riuscito con il suo mix perfetto di ironia, azione e tantissimo cuore. L'arrivo dei Guardiani nel Marvel Cinematic Universe è stata una vera e propria piccola rivoluzione. Infatti, la comicità di un autore come Gunn non si era ancora vista, così come una scrittura estremamente personale e subito riconoscibile. Ormai è chiaro che non possono esserci Guardiani senza James Gunn, e infatti loro sono sempre una sua prerogativa all'interno del franchise. L'autore statunitense è quindi riuscito ad inserire i suoi personaggi sopra le righe in un film per famiglie. Perché la filmografia di Gunn, tra horror e violenza, poteva portarlo da tutt'altra parte. E invece i Guardiani sono ormai parte di tutti noi e non se ne andranno mai. Adesso lanciamo una piccola provocazione. Non perché il film in questione non sia un capolavoro, anzi, ma perché è difficile parlare di autorialità quando due dei tre registi sono praticamente all'esordio. Però, quanto è già estremamente autoriale un nuovo universo? Come se i tre autori fossero già registi navigati con una lunga filmografia alle spalle. E invece hanno deciso di rivoluzionare l'animazione contemporanea con questo film. Perciò sì, un nuovo universo è estremamente autoriale, perché dal minuto in cui finiscono i titoli di coda ci si rende conto della cifra stilistica del prodotto. Una cifra subito riconoscibile e difficilmente replicabile. Il mix degli stili animati per il film ha davvero portato a una nuova ventata al genere. E dal 2018 in poi tutto il resto sembrava superato da questo enorme film sull'amichevole uomo ragno di quartiere. Chiudiamo tornando a James Gunn, anzi, tornando al James Gunn delle origini, al quale è stato permesso di fare un film praticamente senza freni, perché The Suicide Squad è proprio Gunn allo stato puro. Tutto quello che ha creato nella sua filmografia l'ha riportato in questo lungometraggio. Ci sono le follie, i riferimenti horror, i vigilanti sopra le righe come in Super e tanto tanto amore, proprio come nei Guardiani della Galassia. C'è la sua comicità dissacrante e venata di pulp, dove nessuno può sentirsi mai davvero al sicuro. Una summa di un autore che ha trovato la sua dimensione nei cinecomic, senza mai perdere la propria identità, anzi, esaltandola. Bene, abbiamo finito questo viaggio e ora tocca a voi. Siete d'accordo con la nostra classifica? Quali sono secondo voi i cinecomic più autoriali di sempre? Fatecelo sapere nello spazio commenti qua sotto.